Il cuore oltre le sbarre di Giuditta Boscagli. Questa volta leggiamo un testo, un libro, insomma, che immediatamente già dalla copertina ci fa capire che qua c'è di mezzo un matrimonio. Insomma, leggiamoci un romanzo su un matrimonio. Sono passati quasi 2 secoli dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Possiamo chiederci: è ancora possibile nell'Italia del nostro tempo scrivere un romanzo sul matrimonio, leggere un romanzo sul matrimonio, concepire il matrimonio come un progetto di vita per un uomo e una donna dei nostri giorni, dei nostri tempi? Ciò che avviene nelle nostre famiglie, ad esempio, non sembra smentire questa possibilità, questo progetto. Ancora, questo è un romanzo sull'amore. Una tematica ben presente nel libro. Potremmo quindi chiederci anche: è possibile amare davvero una persona così com'è, senza pretese? Cioè, io raramente leggo insieme con i miei alunni dei romanzi, dei libri in cui è così centrale il sentimento. Anche perché, insomma, non mi piace coltivare facili sentimentalismi, sogni irrealizzabili, eccetera, eccetera. Però una cosa sicuramente invece ci tengo a farla, cioè a riaffermare il diritto, se una persona non è in grado, non vuole coltivare sentimenti, è giusto però che si affermi il diritto che è un'altra persona, affinché un'altra persona possa invece farlo, no? Possa coltivare sentimenti veri, importanti, profondi nella vita. Se uno, come dire, è già di per sé sfiduciato nei confronti di qualsiasi tipo di promessa a lungo termine, eccetera, ciò non vuol dire automaticamente che debba chiudere la porta o impedire che gli altri possano invece fare un progetto di vita così a lungo termine. Questo, a dire la verità, comunque, più che un romanzo, è una testimonianza, perché è una storia vera. Rimando alcune riflessioni su questo, comunque, alla fine di questa, come potete chiamarla, lezione, recensione, riassunto, vedete voi. Perché non voglio togliere il gusto della sorpresa a chi vuole fermarsi prima, ma c'è da dire che questa comunque non è una storia inventata, fantastica, è la trasposizione romanzata, chiamiamola così, di una storia vera. È una testimonianza. Cambiano solo i nomi per discrezione, ma la storia è stata ed è vissuta da persone in carne ed ossa. Poi un altro motivo per cui leggiamo insieme questo libro è perché è un romanzo sul carcere, è un testo sul carcere. Quest'anno abbiamo in programma un'uscita didattica alla Casa del Giovane di Pavia, dove è tutor il nostro amico Vincenzo Andraus. Questo romanzo è un ottimo strumento per prepararsi a questa uscita didattica e in generale per conoscere la realtà del carcere, che non è fatta solo di disperazione. È ancora possibile, speriamo, quello che chiede, quello che vuole la Costituzione, cioè che la detenzione sia un mezzo, uno strumento perché cambi la vita di quella persona, sia uno strumento redentivo, diciamo, per un cambiamento della persona. Ci sono mille strumenti per riavvicinare il detenuto alla società, ai valori della società, alla vita all'interno della società. E poi li vedremo, ne vedremo alcuni anche durante la lettura di questo romanzo. Li abbiamo visti anche leggendo il libro molto bello Diritti e Castighi. Forse però l'esempio, la condivisione, l'amicizia, l'amore, questo è il mezzo migliore per ottenere un cambiamento. E anche questo lo vedremo. Infine, per concludere l'introduzione a questo testo, dobbiamo dire che questo è anche un romanzo di una scrittrice cristiana, un romanzo sul cristianesimo. Abbiamo appena parlato di cambiamento,
Nel vocabolario del cristianesimo, cambiamento fa rima con conversione. Anche qua ci viene in mente il romanzo di Alessandro Manzoni. La conversione avviene per i cristiani attraverso la missione. Insomma, noi non è che vogliamo, leggendo questo libro, non so, non vogliamo fare proselitismo. Sta di fatto che nella storia vera di Pietro, cioè il protagonista di questo testo, il cristianesimo ha svolto e svolge un ruolo fondamentale per la sua trasformazione da assassino a uomo felice. Infatti, quello che anzitutto lo ha colpito Pietro, è stato proprio vedere delle persone felici di vivere. E si chiedeva, chiedeva a questa gente, e cercava di capire perché questi erano felici. Una cosa, un'esperienza che non gli era mai successa nella vita in precedenza, quella di essere davvero felice. Credo di aver già dato elementi più che sufficienti per chi ha intenzione di leggere adesso il libro. D'ora in poi, però, come sempre, io inserisco nel mio contributo una parte di riassunto che ha uno scopo didattico, come del resto tutte le cose che faccio. E potrebbe persino essere una seccatura per chi vuole invece godersi il gusto della lettura. Quindi, se volete, io penso di avervi già dato spunti sufficienti. Interrompete qua l'ascolto, la visione e iniziate a leggere questo bel libro. Al limite, poi ritornerete a questo punto della video recensione o dell'audio recensione, oppure direttamente alle riflessioni finali dopo aver letto il romanzo. È una vostra scelta. Quindi, dicevamo, più o meno seguiamo anche i titoli, alcuni almeno dei titoli, dei capitoli, il libro, insomma, che è lungo circa 170 pagine, è suddiviso in capitoli e i capitoli non sono numerati, ma hanno un titolo significativo, no? Quindi un tema, no? Ad esempio il primo è l'arresto. Pietro Motta, dicevamo, è il protagonista di questo libro. Ha circa 30 anni, ha compiuto un terribile omicidio una decina di anni fa, prima, nel corso di una rissa. È stato condannato poi a quasi 20 anni di reclusione, spiega lui. Ha passato i primi 8 anni di carcere, così come li passa gran parte dei detenuti. Quindi, tra l'altro, gli è capitato anche di vedere in una delle case di detenzione in cui è passato il padre del giovane che lui aveva ucciso. Ha ottenuto così il trasferimento, perché voleva incappare lì in carcere nella vendetta del padre della persona che lui aveva ammazzato. Insomma, la vita di Pietro scorre triste e solitaria, monotona e disperata per tutta la prima parte della sua pena, della pena che gli era stata inflitta nel processo. Il primo cambiamento di Pietro avviene quando viene trasferito in un carcere, quando è trasferito in un carcere in cui è possibile lavorare in una cooperativa interna al carcere. Beh, il solo fatto di poter guadagnare dei soldi, di darsi da fare e non restare ozioso come gli era capitato fino ad allora, trasforma in meglio l'esistenza di Pietro. Si sente già più utile, sente già di avere un senso, un significato, che la sua vita ha un senso, un significato che prima sembrava non avere, no? Una prima sorpresa, così si intitola uno dei capitoli di questo libro. È colpito dall'incredibile felicità dei suoi nuovi compagni, compagni di lavoro, i compagni di questa cooperativa, carcerati che lavorano insieme con lui. È incuriosito dal loro atteggiamento. È perfino incredulo che ergastolani, perché in questa cooperativa lavorano anche degli ergastolani, cioè persone che hanno come fine pena mai, che non hanno una fine. Condannati a decine di anni di reclusione come lui, ebbene li vede molto felici. Chiede loro qual è il segreto della felicità. Per tutta risposta, Pietro viene invitato ad una serie di incontri in cui capisce che la letizia di questa gente, la serenità, la felicità, insomma, di questa gente è dovuta alla loro conversione al cristianesimo.
in una compagnia quotidiana e stringente di una vera e propria comunità che si è creata. Qui appartengono non solo i carcerati, ma anche persone libere che condividono la loro vita con i carcerati, talvolta come compagni di lavoro di questi carcerati, quindi che lavorano nella stessa cooperativa, talvolta come semplici volontari. È possibile quindi a Pietro chiedere un primo permesso, e questa è già una conquista straordinaria per Pietro. Si tratta ovviamente di permessi condizionati, però incomincia già ad assaporare un po' la libertà. Condizionati vuol dire che poteva stare fuori per un periodo molto limitato di tempo e poi doveva presentarsi nella caserma dei carabinieri per i controlli, eccetera, eccetera. Un giorno Mattia, un ergastolano che fa parte di quel gruppo, di quella cooperativa, insomma, invita Pietro a partecipare come volontario al meeting di Rimini. Siamo nel 2010. Il meeting di Rimini si intitola Meeting per l'amicizia fra i popoli, volgarmente detto sugli organi di stampa meeting di comunione e liberazione. Pietro all'inizio è indeciso, perché i 7 giorni di questa manifestazione sarebbero stati sottratti a quelli di permesso. Poi, incoraggiato da Mattia, insomma, decide di sì, acconsente. Dovrà così fare da servizio d'ordine davanti a una delle sale in cui si tengono gli incontri di questo meeting, di questa fiera riminese, insieme con Mattia, con questo suo compagno. La prima cosa che lo colpisce sono i giovani che svolgono il loro stesso lavoro, quindi che sono lì insomma, a controllare come da servizio d'ordine, no? La gente che entra in queste sale, per una settimana anche loro, spesso al caldo, che certe volte capita anche di fare questo lavoro, magari anche per so, i volontari che controllano i parcheggi, magari sotto il sole dell'agosto riminese. Comunque, in condizioni non sempre agevoli. Allora, è colpito e stupito da questo fatto. Questi giovani non solo fanno questo servizio gratuitamente, ma si pagano anche l'albergo. Sorridendo si chiede: ma io alla loro età, a 15, 16, 17, 18, 20 o 25 anni, 25 anni era in carcere, ma fino a 20 anni, cioè, avrei mai fatto una cosa del genere? Cioè, sarei mandato a lavorare gratis per una settimana, oltretutto, quelle persone che, come dire, mi fanno fare questo servizio, non mi pagano neanche l'albergo. Si sorride, no, pensando a questo. Riconosce che questi ragazzi hanno davvero una motivazione forte. Bene, durante quelle giornate capita a Pietro di conoscere una amica di Mattia, insomma, una ragazza, diciamo, di queste comunità cristiane che Mattia già conosceva, che si chiama Irene Colombo, che è una professoressa di Lecco, insomma, che ha, come vedremo, 28 anni, una cosa del genere, quasi trentenne, con la quale subito instaura un rapporto di simpatia e anche un'attenzione reciproca. Rimane infatti un po', ecco il titolo del capitolo, rimane un po' stregato, no, da questa conoscenza, da questa ragazza. Gli piace molto a Pietro. È una cosa comunque reciproca. Mattia ha intuito, no? Quindi scherza un po' con Irene e con Pietro, perché ha capito che tra i due sta nascendo un'amicizia molto profonda, molto più profonda che una semplice amicizia. Irene si confida subito durante quei giorni, quei 7 giorni del meeting, con un'amica, Beatrice, che lei chiama sempre confidenzialmente Bea. Chi è Bea? Bea è una grande amica, dicevamo, di Irene, che ha qualche anno più di lei, ma è già sposata, ha 4 figli, 2 maschi e 2 femmine. E l'ultimo, diciamo, di questi figli, tra l'altro, l'ha avuto quando praticamente il marito stava per morire. Nel senso che Bea è anche una grande amica e confidente che sa sempre cosa dire, anche perché ha vissuto un'esperienza dolorosa.
che è quella della malattia, della morte del marito per un tumore, dopo 2 anni di malattia. Nello stesso tempo, pur essendo stata un'esperienza dolorosa, siccome è stata condivisa da un gruppo di persone, da un gruppo di amiche che hanno sostenuto Bea, quasi quasi è stata una grazia in un certo senso, dal punto di vista di Bea e di tutte queste amiche, tra cui c'è la stessa Irene, no? È stato straordinario vedere come questa cosa, comunque sconvolgente, no? Della malattia del marito di Bea, sia stata invece un'occasione di crescita, di cambiamento, di conversione per queste persone. Bene. Finita la settimana del meeting, Irene torna a casa frastornata da questo incontro. Cioè anche lei, è stato stregato lui, ma anche lei non è rimasta indifferente, no? Ha questi occhi. Gli sembrava proprio un volto di una persona buona, tra l'altro. Quindi si è stupita quando ha saputo da Mattia che era uno come lui, no? Cioè che era uno che si trovava in carcere, no? È ancora incerta sul significato del sentimento che inizia a sbocciare in lei, per uno che comunque è un carcerato. Bea, Beatrice, di cui abbiamo parlato prima, incoraggia Irene ad andare fino in fondo, a non fermarsi di fronte ai pregiudizi. Irene chiede aiuto anche a Don Bruno, che è un prete. Don Bruno scherza un po' con lei, no? Perché Don Bruno sa che già parecchi anni, insomma, che lei forse, non so, non dico che stia cercando un moroso, però sicuramente non ha il moroso, lo sapeva benissimo. E quindi sembra questa un'occasione giusta, non so, la prende un pochettino in giro, amabilmente però. Poi però le dà l'indirizzo di Don Giacomo, che è un cappellano delle carceri, e le dice a Irene, dai, rivolgiti a lui. Così Irene parte con Bea e con alcuni dei figli di Bea, quelli un po' più grandicelli, no? Perché quelli più piccoli non avrebbero potuto fare ancora una gita del genere, parte per andare da questo tale Don Giacomo. Che cosa fa Don Giacomo? Esorta Irene a non avere fretta, cioè la calma un attimo, dice, cerca di capire i segni, cerca di capire se questi segni confermano questo sentimento che tu stai provando, no? E se quello davvero può essere l'uomo della tua vita, oppure no. E comunque ricordati che essere fidanzata di un detenuto non è proprio tutto rose e fiori, no? Ci sono dei limiti oggettivi, delle difficoltà oggettive. Intanto Irene attende con impazienza i pochi momenti in cui può sentire Pietro per telefono o leggere i suoi messaggi SMS, senza trascurare il suo lavoro di insegnante precaria, che sta seguendo i corsi per la sua seconda laurea per ottenere un punteggio maggiore. Che deve darsi da fare con i suoi alunni, con i programmi da svolgere. Si lamenta ad esempio perché ottiene la nomina a settembre, quindi non può prepararsi durante l'estate perché non sa in quale scuola andrà a insegnare, che classe, eccetera, eccetera. Si dà da fare, dicevamo, con questa seconda laurea per ottenere dei punteggi che possano metterla un po' al sicuro, nel senso in una posizione migliore in graduatoria. Viste le limitazioni del regime carcerario per cui uno può fare una telefonata solo alla settimana, non so, e comunque insomma, non può telefonare quando e come vuole, eccetera, non ha un telefono. Il modo migliore per comunicare fra di loro quindi è la lettera. È singolare questa corrispondenza epistolare fra innamorati ai nostri tempi, ma dice giustamente la narratrice, a pagina 97, leggiamo testualmente cosa c'è scritto nel testo. Il rapporto epistolare li costringeva ad andare all'essenziale. Ecco, ricordatevi, questo è un testo, un romanzo scritto in terza persona. Quindi il narratore, no, parla in terza persona e dice che le condizioni, insomma, la situazione particolare, costringono, insomma, Irene e Pietro a utilizzare questo mezzo. E questo però li costringe ad andare all'essenziale, a non perdersi in inutili considerazioni. Quante volte sprechiamo del tempo e sprechiamo anche delle parole inutili nei nostri rapporti interpersonali. In quella situazione, in quella condizione, invece Irene e Pietro sono costretti a scegliere con molta attenzione le cose da dirsi. La
La condivisione a distanza era tale che tutto il superfluo restava fuori, si andava sempre solo al nocciolo delle questioni, anche parlando della più banale vita quotidiana. E così la lettera diventa lo strumento privilegiato per esprimere questo essenziale. Sappiamo quindi da tutta una tradizione anche letteraria, no? Delle lettere d'amore, e vediamo che questo è comunque un'esperienza lontana dalle ultime generazioni, no? Che invece si messaggiano, eccetera, eccetera, chattano su Facebook e via discorrendo. Ecco, il re e Pietro sono quasi costretti a usare quello strumento, no? Che ha comunque ancora il suo fascino. Attraverso le lettere Pietro racconta la sua vita, ecco, diciamo, un passato doloroso, no? Così si intitola questo capitolo. Cioè, spiega qual è stata la sua storia, insomma, no? La causa di tutti i mali che sono successi non è nella famiglia, non è una famiglia normale, gente, i genitori che gli vogliono bene, eccetera. Problema è stato nelle sigarette, prima, poi le canne, l'alcol e in generale, dice, pagina 60, tutte le idiozie che fanno i ragazzini per sentirsi grandi e per provare cose nuove. È stato breve quindi il passo da questo ai furtarelli, magari per permettersi lo spinello, alle risse, come quella appunto, dicevamo all'inizio del testo, nel corso della quale Pietro ha ucciso un suo coetaneo. Insomma, ha ucciso un altro giovane. Poco prima di entrare in carcere, Pietro aveva anche una fidanzata che poi lo ha lasciato. Beh, Irene legge stupita di questa storia, di questo passato di Pietro. È colpita dalla sincerità di Pietro. Anche Bea, cioè l'amica, no? Rimane stupita dalla sincerità con cui Pietro ha scritto del suo passato. Riconosce che quest'uomo deve essere proprio un grande uomo, lo dice a Irene. Allora, a sua volta, anche Irene scrive delle lettere, invia una lettera in cui sintetizza in poche righe la sua vita precedente, molto più regolare, lineare, semplice rispetto a quella di Pietro, alla sua infanzia, alla sua giovinezza. Nel senso che non ci sono state quelle trasgressioni invece che hanno caratterizzato, dicevamo, la giovinezza di Pietro. Lei non è mai stata molto fortunata con i ragazzi, nel senso che se piaceva a uno di questi ragazzi, beh, questo qui però non piaceva a lei. Oppure se a lei piaceva qualcuno, non era corrisposta, no? Quindi se lei voleva uno di questi ragazzi che conosceva come fidanzato, eccetera, questo invece non ne voleva assolutamente sapere. I due sono anche molto diversi, perché per Pietro, prima di entrare in carcere, era normale che un ragazzo e una ragazza convivessero tra di loro, e quindi tra le varie trasgressioni, tra virgolette, che c'erano state nella sua vita, prima di entrare in carcere, c'erano anche stati diversi rapporti con ragazze, rapporti prematrimoniali, eccetera. Mentre Irene ci tiene a precisare subito, caro Pietro, mettiamo subito le mani avanti, in base alle mie convinzioni religiose, cioè non esiste che ci sia un rapporto, che un uomo e una donna abbiano un rapporto prima del matrimonio. Giorni di libertà. In vista di una licenza di cui Pietro usufruirà per passare il Natale in famiglia, lei anzitutto comunica a Maria Motta, che è la sorella di Pietro, le dà un regalo da dare a Pietro, e poi decide di andarlo a trovare. Infatti, quando Pietro arriva a casa, può finalmente anzitutto comunicare con Irene tramite una videochiamata su Skype, no? Perché le regole sono queste, lui non può avere cellulare, non può avere però può utilizzare altri mezzi, come appunto ad esempio i tablet o i computer per comunicare con Skype. E così un giorno, mentre lui è a casa con la sua famiglia a fare questa licenza di Natale, insomma, a casa, arriva Irene, che sta con lui tutta la giornata, e quando torna a casa dice tutto quanto ai suoi. È anche molto bello, insomma, vedere queste le scene in cui loro si trovano e
Insomma, c'è un grande rispetto. Pietro dimostra un grande rispetto per Irene, per la sua discrezione, per il suo pudore. Sta di fatto, comunque, che poi Irene la sera ritorna a casa. E questo è un momento importante perché lei dice tutto quanto ai suoi. Anzi, diciamo che ovviamente la madre, ma anche il padre, avevano intuito qualcosa. Questa giornata fuori, insomma, la porta a esplicitare quello che all'inizio sconvolge i genitori, soprattutto il padre. Cioè che lei è innamorata di un carcerato. Lei vorrebbe, ormai è abbastanza chiaro questo nella sua mente, vorrebbe avere una storia d'amore. Forse vorrebbe addirittura sposarsi, anzi lo dice lei. Lo dice, urlano al padre. Guarda che lui quando esce dal carcere io me lo sposo. E il padre va via. Insomma, c'è un momento di grande tensione, no? Fra i due. E non prende bene questa notizia, che la figlia è innamorata di un carcerato. Allora, dopo un po' di ore, Irene decide di scrivere a suo padre, no? Scrive una lettera, no? E questa lettera è il primo passo per una riconciliazione. Alla fine della giornata, insomma, di questa giornata di tensione che c'era stata fra i due, il padre abbraccia Irene, le dice solo che è preoccupato per lei, rincuorato poi anche dall'arrivo della prima nipotina, nel senso che Irene ha una sorella, e la sorella appunto già una figlia, una nipotina, e un fratello che si è sposato. Ora, intelligentemente la sorella, un po' per aiutare anche Irene, perché sapeva di questa storia qui, è arrivata lì con la nipotina, questo ha tranquillizzato molto il padre. Incomincia a farsene una ragione, no? Poi glielo dice chiaramente Irene, guarda che questo ragazzo qui, è vero, ha compiuto insomma un grave reato, è per questo che si trova in carcere. Però se uno ha sbagliato una volta nella vita, non è detto che non possa cambiare nella sua vita, che non possa rendersi conto dello sbaglio che ha fatto. E poi, insomma, anche gli stessi genitori di Irene devono ammettere che lei non è una tipa tanto da colpi di fulmine improvvisi, così, immotivati o illogici o irrazionali. E quindi diciamo che piano piano il rapporto, il legame con i genitori si ricostituisce. Ora, Pietro intanto scrive altre lettere e in queste lettere ancora di più dimostra quanto è cambiato. Ad esempio gli spiega a Irene, volevo dire quindi le spiega, come la storia che lui ha avuto lo ha reso capace di affrontare le difficoltà della vita. E poi gli spiega ad Irene, no, di come si è convertito. E quindi la fede che ha ritrovato quando ha iniziato a seguire i compagni della cooperativa di lavoro e poi soprattutto con l'esperienza del meeting di cui abbiamo parlato. Malgrado ciò, Irene prova una curiosità morbosa, lei dice, la chiama così, una curiosità stupida, no? Di sapere cos'è accaduto quando lui ha ammazzato una persona. Bene, sa come si chiama, nome e cognome, digita su internet il suo nome e il suo cognome. E vengono fuori, saltano fuori gli articoli di giornale, no? Cerca e trova le informazioni. E questi articoli l'amareggiano, perché i giornalisti hanno tratteggiato questo giovane assassino come una persona insensibile, come una persona che non si è neanche pentita, non ha neanche chiesto scusa alla famiglia per quello che ha fatto. E quindi giustamente è stata messa in carcere, no? Avrebbe dovuto anche dare l'ergastolo, no? Sentire questi giornalisti, insomma. Ora, Irene è molto amareggiata da questo, anche perché una volta che ha conosciuto Pietro, ha dentro di sé una certezza morale che Pietro sia davvero cambiato, che non sia quello che emerge da questi articoli di giornale. E comunque scrive a Pietro confessandogli quello che ha fatto. Pietro si trova di fronte una lettera in cui innanzitutto Irene dice: guarda, ti devo confessare una cosa che forse ti rattristerà un poco. E lui pensa:
mi avrà tradito, cioè aveva un altro uomo. Poi però prosegue a leggere la lettera e legge appunto di questo fatto, cioè del fatto che Irene ha letto su internet informazioni su di lui. E comunque era attristato, perché glielo scrive in una lettera di risposta, no? E dice: guarda, sono triste perché non ti sei fidata di me. Se vuoi sapere qualsiasi cosa del mio passato, dillo a me, chiedilo a me, perché io, come hai visto, no? Te l'ho dimostrato, no? Non ho niente da nascondere e quindi sarò sincero. Tutte le volte che tu mi chiederai di parlare di me stesso, del mio passato. Comunque, alla fine di questa lettera, poi soprattutto quando viene a sapere da Maria Motta, quindi dalla sorella di lui, che lui l'aspetta a Pasqua, per le vacanze di Pasqua avrà un'altra licenza presso i suoi, capisce, intuisce che l'ha perdonato, che l'ha perdonata, insomma. E infatti si ritrovano in questa vacanza di Pasqua e poi ancora un mese dopo circa negli esercizi spirituali che sono tenuti da quello stesso Don Bruno, che è un po' il padre spirituale, abbiamo detto, di Irene, a Rimini. Infatti a questi esercizi spirituali partecipa Irene, ma partecipano anche Pietro e Mattia e comunque quelli di quella cooperativa che fanno parte di questa comunità cristiana. A fine giugno arriva anche il momento più difficile, insomma, no? Cioè quello di conoscere, per Pietro, il momento di conoscere i genitori di lei. Abbiamo visto a fine dicembre, quindi circa 6 mesi prima, come il padre fosse rimasto sconvolto dalla notizia dell'innamoramento di sua figlia per un carcerato. Ma passati 6 mesi, una volta verificato anche loro, anche i genitori di Irene, hanno verificato, hanno capito, insomma, da come sta vivendo Irene questa esperienza, dalle cose che intuiscono, eccetera, hanno capito che questo tale Pietro è proprio una persona di cui potersi fidare. E così lo considerano e lo trattano in quel giorno, quando si vedono insieme, come un figlio. Ormai convinti anche loro che quello che stava accadendo era il bene della propria figlia, cioè vedendo la propria figlia che era felice di questo. E così i genitori di Irene raggiungono Irene e Pietro a casa di Pietro, della famiglia di Pietro, insomma, quando lui è in permesso. Accompagnano i due giovani anche in una passeggiata sul lungo lago, conversando con Pietro amabilmente, e quindi questo rincuora molto anche Irene. Nel frattempo Pietro cambia lavoro, quindi non lavora più in una cooperativa all'interno del carcere, ma può uscire all'esterno, usufruisce di quello che è il cosiddetto articolo 21, cioè di un regime di semilibertà che gli permette di lavorare fuori dal carcere, rientrando poi in carcere in pomeriggio, in certi orari. Adesso i due possono telefonarsi tutti i giorni, all'inizio però per 2 mesi non con il cellulare, e quindi anche la cosa non è sempre così facile, no? Perché si tratta di cercare una cabina telefonica, una scheda o cose del genere, che sono sempre più rare al giorno d'oggi, e anche di incastrare gli orari, no? Perché anche Irene non è che sia sempre libera durante la giornata. Continua a fare l'insegnante, la professoressa, è spesso impegnata anche pomeriggio, a scuola, ad esempio. Insomma, loro incominciano a sentirsi per telefono, ma decidono di non smettere mai di scriversi per lettera, perché hanno scoperto che il dialogo via posta era più intenso. Comunque ha avuto un ruolo fondamentale nella loro storia, come abbiamo visto prima, e non possono dimenticare questa cosa. Poi, una volta, no, si diceva, no? Scripta manet. Bene, prosegue quindi la storia d'amore, diciamo, a distanza, più delle volte, fra i due. Il tempo è sempre molto prezioso, nel senso che è vero che Pietro e Irene trascorrono sempre più tempo insieme. Con l'articolo 21, ad esempio, Pietro ha alcune ore libere al sabato pomeriggio. Irene, che però non si trova in quel paese, in quella città, può certe volte riuscire a raggiungere. Se ha il sabato libero, non è sempre detto che abbia il sabato libero, no? Perché non è che, diciamo, l'ultima supplente annuale, insomma,
arriva in un istituto può sempre ottenere, non so, il giorno libero quando desidera lei. Comunque, possono vedersi un po' più spesso. A Capodanno, anche se lei è un po' seccata che lui voglia mettersi ai fornelli al posto suo, possono avere anche, possono trascorrere persino il Capodanno insieme. Ecco, il penultimo capitolo riguarda la questione dell'anello. Lei ci terrebbe molto a questo, no? A un fidanzamento. Anche questa è una cosa tradizionale, anche questa è una cosa che per i giovani d'oggi risulta davvero più delle volte qualcosa che non ha più nessun senso, nessun significato. Invece per Irene l'avrebbe come, no? Fidanzarsi. Vuol dire, ti prometto, ti chiedo di sposarmi, no? Questa cosa per Irene ha senso. E allora anche per Pietro, no? Assume un senso, assume un significato. Anche se Pietro qualche anno prima derideva il matrimonio, tutti quelli che ancora credevano in esso. Ora invece compra un anello per fidanzarsi con Irene, con i soldi guadagnati negli ultimi tempi, in un articolo 21, dicevamo, il lavoro. Lo dona a Irene quando le chiede di sposarlo. Cioè, Irene sotto sotto aspettava da tempo, no, questo momento. Con i tempi giusti, no, arriva anche questo, il momento del fidanzamento ufficiale. L'epilogo. Nel febbraio del 2014 si riunisce la Camera di Consiglio che decreta l'affidamento di Pietro ai servizi sociali. Ciò vuol dire che lui esce proprio dal carcere. Pietro è essenzialmente libero, solo che non trova lavoro, nel senso che paradossalmente prima lui era un carcerato, ma aveva un lavoro, aveva anche uno stipendio. Poi, in vista di questa possibile liberazione, gli era stato prospettato un posto di lavoro che invece non è più disponibile. Del resto sappiamo, no? Non sono anni molto facili, no? Questi per via della crisi, eccetera. I due comunque non si perdono d'animo. Anzi, visto che lui comunque è uscito, no? Quella cosa che aveva promesso un po' urlando quasi, no? Arrabbiata a suo padre, Irene ha intenzione di realizzarla. Ed effettivamente, un mese dopo la sua uscita dal carcere, Pietro c'è stato in carcere praticamente 11 anni, no? Quindi ancora per parecchi anni, dovrà comunque essere legato ad alcune condizioni, presentarsi nella caserma dei carabinieri, eccetera, eccetera, ma può vivere, dormire, eccetera, fuori adesso. E quindi i due possono sposarsi, lo fanno senza cerimonie, quindi in un mese preparano tutto. Senza stare lì a preparare pranzi di matrimonio, può bastare il rinfresco, diciamo, no? In modo semplice. Quindi nel mese successivo, in marzo del 2014, si sposano. Il 5 maggio, ecco quindi scoperta un po' la copertina, diciamo, del nostro libro, ecco perché c'era questa copertina. Ecco perché dicevamo una certa analogia con il romanzo dei Promessi Sposi. Il 5 maggio Pietro trova un lavoro, 5 maggio del 2014. Pietro trova un lavoro, quindi per 2 o 3 mesi non l'aveva trovato, poi l'ha trovato, anche se con un contratto a termine. Quindi, comunque, continuano e si moltiplicano le mille fatiche quotidiane, ad esempio quelle di cercare un lavoro, giusto per dirne una. Ecco un'altra analogia con il romanzo dei Promessi Sposi, che termina in questo stesso modo, cioè termina col matrimonio, no? Di Renzo, di Lucia, anche se non terminano comunque le difficoltà, avranno dei figli, eccetera, eccetera, però di difficoltà ne hanno, no? Se voi avete letto il 38° capitolo dei Promessi Sposi, avrete letto, no? Di come sono arrivati in un posto, in un paese, tutti sparlavano, parlavano male di loro e quindi sono stati costretti ad andare in un altro paese, giusto per dirne una di queste difficoltà. Anche Irene e Pietro hanno le loro difficoltà, però adesso le affrontano insieme. Nel luglio del 2014 viene pubblicato questo libro, che termina con due toccanti lettere di Irene e di Pietro, e in cui insomma Irene racconta di questa sua storia e Pietro dice: io ero male, cioè io ero cattivo in un certo senso, riconosco questo, ma poi c'è stata tutta quanta una storia che ha cambiato
la mia vita. Arriviamo adesso alla spiegazione di quello che qui abbiamo accennato solamente all'inizio del nostro contributo. Adesso possiamo svelare il mistero. Giuditta Boscagli, l'autrice di questo libro, non ha inventato questa storia. L'abbiamo chiamata così, un romanzo, perché si presenta, diciamo, quasi sotto forma di romanzo, per certi aspetti un romanzo epistolare, eccetera, no? Romanzo di formazione, eccetera. Ma di fatto questa è una testimonianza. Questa è una storia vera. Giuditta Boscagli non ha scritto la storia di un'altra donna, cioè Irene, insomma. Giuditta ha scritto la sua storia, cioè lei è Irene. Così come Pietro è Lorenzo, il marito di Giuditta, cui infatti lei ovviamente ha dedicato questo libro. L'insegnamento di questa storia, che è una storia vera, che non è inventata, e se andate a Lecco, insomma, potete anche magari conoscere questa professoressa che ha scritto questo libro, quindi che ha scritto la sua storia, è che il sentimento che alberga, che dimora, quindi che si trova nel profondo del nostro cuore, è più importante di qualsiasi pregiudizio o condizionamento esterno. Quindi smettiamola di fare come facciamo spesso, no? Quando ci troviamo di fronte a certe persone, no? Le mettiamo in determinate categorie. È un drogato, è un carcerato, è un immigrato. No, anzitutto è un uomo, è una persona, e in quanto tale ha tutta la possibilità, se ha sbagliato, anche di cambiare.